10:45 minuti del 25 agosto in questo 2021. Una giornata molto speciale che si aggancia soprattutto al santo del giorno, uno dei santi del giorno. Infatti è uno dei patroni più importanti dell'ordine francescano secolare, San Luigi dei Francesi, molti lo conoscono come San Ludovico Re. Infatti ha avuto appunto anche la corona e ha soprattutto dimostrato che cosa significa servirsi del potere per gli altri. Ma noi, visto che il senso di questo programma in diretta è riferire tutto a Padre Pio, ci colleghiamo subito con Maria Antonia Di Maggio da un luogo molto significativo ed eloquente. A te, Maria Antonia. Eccoci Maria Pia, buongiorno a te, a tutto lo studio, chi ti segue in regia e buongiorno ovviamente come sempre a tutti i nostri telespettatori. Lo dicevi giustamente tu, siamo in un luogo speciale, siamo all'interno del santuario di Santa Maria delle Grazie e più precisamente ci troviamo in quella che è chiamata la Sala San Francesco. Questa è una zona di passaggio nel percorso dei pellegrini che appunto parte dalla cripta di Santa Maria delle Grazie, passando dalla cella fino ad arrivare al crocifisso delle Stimmate, ed è il luogo dove Padre Pio passava e dove Padre Pio era atteso dai tanti fedeli che qui lo aspettavano formando delle vere e proprie ale di folla per baciargli la mano, per una richiesta di preghiera, per richieste anche di aiuto materiale che a quei tempi sicuramente non mancavano. Quindi è davvero un luogo speciale, uno dei tanti luoghi che ci raccontano non solo la storia di Padre Pio, ma soprattutto la sua spiritualità e soprattutto il rapporto stretto e profondo che tanti fedeli instauravano appunto con lui. Tu hai fatto riferimento al santo di oggi, uno dei patroni dell'ordine francescano secolare. A proposito di ordine francescano secolare, noi avremo qui un ospite speciale, in una veste inedita, perché lo conoscete ma non vi svelo di più, però porterà proprio la sua testimonianza di appartenenza a questa che è una grande famiglia, appunto l'ordine francescano secolare. Quindi fra brevissimo ti richiederemo la linea per raccontarvi di questa testimonianza. Grazie, grazie a Maria Antonia, un'atmosfera dunque francescana anche più del consueto, quella odierna. Andiamo subito a ricordare chi è stato San Luigi dei Francesi o San Ludovico Re. Pace e bene. Saluto tutti i francescani nel mondo che sono riuniti per pregare insieme e contemplare un po' sugli ammonizioni di San Francesco. 28ª ammonizione. Il bene va nascosto perché non si perda. Beato il servo che accumula nel tesoro del cielo i beni che il Signore gli mostra e non brama di manifestarli agli uomini con la speranza di averne compenso, poiché lo stesso Altissimo manifesterà le sue opere a chiunque gli piacerà. Beato il servo che conserva nel suo cuore i segreti del Signore. Questa è un'ammonizione di San Francesco e questa è una buona notizia. Il Signore mostra i beni, il Signore è generoso. Ognuno riceve i beni. Ognuno riceve qualcosa personale dal Signore. Il Signore lo vuole di essere conservato nel cuore. Sono segreti, perché sono solo per un persone, per me stesso. Questi beni non sono a manifestare, questi beni non sono a mostrare, perché sono dedicati per ognuno stesso. Il Signore l'Altissimo deciderà a chi vuole manifestare questi beni e io non posso sostituirli. Come San Francesco disse, non accettare i beni affinché dopo vendere
o come lui disse, in speranza di averne compenso. I beni di Dio sono regali liberi. Beato è il servo che comprende l'intenzione del Signore e che è pronto di accettare che il bene di Dio è come l'amore di Dio, assolutamente libero e assolutamente personale. Questo significa anche che i beni per gli altri non spettano a me. Questa discrezione deve caratterizzare noi francescani. Ci vuole sempre l'umiltà, essendo coscienti che non abbiamo nessun merito di avere qualsiasi bene dal Signore. Questo eviterà l'orgoglio che ci guida in tentazione di ponerci sopra gli altri. In quest'umiltà possiamo conservare i beni del Signore, altrimenti lo perdiamo subito. Per conservare i beni del Signore ci serve un cuore umile. Allora andiamo e cominciamo di preparare i nostri cuori per essere in grado di ricevere i beni dell'Altissimo. E questo era l'intervento del ministro generale dell'Ordine Francescano Secolare Tibor Kauser, un intervento che avete potuto seguire il 7 maggio scorso, quando con una serie di appuntamenti serali il Santo Rosario di maggio è stato appunto incentrato su un aspetto fondamentale della storia del francescanesimo, che è il capitolo delle stuoie. Ma naturalmente potremmo dire, parafrasando una celeberrima frase, su San Francesco non se ne ha mai abbastanza. L'originale è in latino ed è dedicato a Maria. Vi ricordo che abbiamo ben ad oggi circa 300.000 aderenti all'Ordine Francescano Secolare, tra questi anche l'ospite che tra poco svelerà, Maria Antonia Di Maggio. Ma intanto, come vi dicevo, errore mio, perché prima avrei dovuto lanciare, come si dice in gergo, questo contributo. Adesso invece abbiamo appunto la scheda su colui che è stato tra l'altro uno dei primissimi laici ad essere canonizzato, Luigi dei Francesi. Come vedete, abbiamo dei simboli da ricordare: la mano della giustizia oltre alla croce e al cingolo dei terziari francescani. San Ludovico, San Luigi poi come re, nacque a Poissy in Francia il 25 aprile del 1214, morirà a Tunisi il 25 agosto, appunto come oggi, del 1270. Una delle frasi più importanti che si ricordano nel suo lungo insegnamento è: noi ti preghiamo, Signore, per l'amore che abbiamo per te, di darci la grazia di disprezzare i beni terreni e non temere le avversità. Ecco, Luigi ha decisamente dimostrato di non temere le avversità, perché nel 1248 partì per liberare la Terra Santa. Tra l'altro anche la sua sposa Margherita di Provenza volle andare con lui, una donna a questa che gli darà, gli aveva già dato alcuni figli, 11 figli in tutto. Quindi veramente una storia, una vicenda che poteva essere tutta incentrata sul potere, che è anche a volte mandare gli altri e non scomodarsi di persona. Almeno noi oggi purtroppo siamo abituati così, con tanti potenti, ma il Medioevo era anche questo: innanzitutto essere credibili oltre che credenti. Pensate, era stato
stato fatto prigioniero, una volta liberato e rientrato nel suo regno. Intanto possiamo vedere alcune immagini dell'iconografia che abbiamo cercato naturalmente tra le tante possibili. Fonda ospedali e monasteri e realizza un grande progetto, cioè costruire la Sainte-Chapelle come un santuario di luce e di vetro colorato destinato ad accogliere le reliquie. Ecco, uno dei luoghi più visitati di Parigi, che è la Sainte-Chapelle appunto, e è proprio qui, vedete diverse epoche in cui è stato rappresentato, dicevo, uno dei luoghi più belli, più fondamentali in tutta la storia proprio del turismo, non solo religioso. È nato perché San Luigi ha voluto riportare da Costantinopoli, pagandola a caro prezzo, la reliquia della corona di spine di Gesù. Ed è lì, è in questo luogo, uno dei più meravigliosi, dove l'arte e la bellezza appunto si sposano, sono un tutt'uno con la fede. Poi Luigi è ricordato anche perché durante il suo regno ci fu una grande evoluzione sia teologica che intellettuale, non a caso, pensate, poteva conversare, poteva approfondire la sua cultura con persone del calibro di San Tommaso d'Aquino e San Bonaventura. Insomma, avrete già capito, parliamo anche della fondazione dell'università più antica e più celebre del mondo, che è la Sorbona, appunto. Ma la sua maggiore preoccupazione è spegnere i conflitti, riconciliare i nemici, e soprattutto parliamo dell'Inghilterra all'epoca, un'epoca in cui pian piano appunto le cose muteranno davvero molto anche dal punto di vista delle motivazioni per le crociate. Eppure è proprio a Tunisi che muore perché voleva tornare ancora una volta nei luoghi santi, ma la malattia lo stroncò il 25 agosto del 1270. Abbiamo detto solo poche di tante cose che avremmo potuto citare rispetto a questo straordinario personaggio, e voglio invece arrivare all'oggi anche con il messaggio di Luca Piras, il ministro nazionale dell'Ordine Francescano Secolare, che scrive: siamo presenti con testimonianza e siamo tutti con iniziative coraggiose, individuali e comunitarie, nella promozione della giustizia. Ecco che ritorna quello che è uno degli elementi chiave di questo santo. E, oltre a questo, abbiamo già pronta Maria Antonia, quindi anticipiamo un pochino il collegamento. Vedo che hai parecchi ospiti, non solo alla tua destra il nostro direttore. Buongiorno. Eccoci di nuovo, Maria Pia. Sì, piccolo cambio di programma, ma come si dice, il bello della diretta, vi avevo promesso un ospite, invece ne abbiamo tre, quindi insomma ci piace abbondare. Ovviamente il nostro direttore Stefano Campanella, che tutti conoscete e che abbiamo intercettato mentre faceva da guida a una troupe canadese. Loro vengono da Montreal, una società di produzione che è qui proprio per girare un documentario su Padre Pio. Intanto vi diamo il benvenuto anche noi come Padre Pio TV, e ci fa piacere ovviamente registrare che il fascino di Padre Pio, ma questo ovviamente lo sappiamo, non siamo certo noi i primi a dirlo, va davvero oltre confine. Però la cosa interessante, noi siamo abituati ovviamente alle tante troupe che continuamente vengono qui per girare appunto dei reportage, dei documentari su Padre Pio. Abbiamo anche ricordato che in autunno inizieranno anche le riprese del film di Abel Ferrara. Ma la cosa interessante, noi qui apriamo una piccola parentesi personale, perché qui alla mia sinistra Timothy, che appunto fa parte di questa società di produzione, in realtà ha un'esperienza personale da raccontare. Lui ha conosciuto Padre Pio attraverso i racconti di suo nonno, ma c'è di più, perché il fratello di suo nonno ha conosciuto proprio personalmente Padre Pio, perché prestava servizio proprio qui a San Giovanni come carabiniere, giusto? Carabiniere, sì. Era un carabiniere che ha protetto Padre Pio quanto faceva certo giri e...
Nelle apparizioni pubbliche, ovviamente, immaginiamo per esempio quando Padre Pio si recava a votare, dove davvero la folla che lo aspettava era immensa. Ecco, il fratello del nonno di Timothy faceva parte appunto del servizio d'ordine che proteggeva Padre Pio, ma ha assistito anche personalmente ad un episodio particolare. Sì, lui ha vissuto un giorno, ha detto che Padre Pio aveva una febbre molto molto alta. E hanno il dottore hanno preso la febbre con un termometro e è esploso perché la febbre era troppo alta. Allora era una cosa che lui non ha mai dimenticato, perché ha detto: non ho mai visto quello. Allora hanno usato uno, come mi ricordo, avevo usato uno che usavano sugli animali, uno più grande, più forte, e anche quello ha esploso. Allora, solo per dire che questa febbre che aveva era una cosa, non era umana, fuori dal normale. Sì. Certo che è davvero straordinario. Ora lui ci sta raccontando questo episodio, è davvero straordinario aver trovato una testimonianza così diretta che viene dal Canada. Insomma, ringraziamo anche il nostro direttore per aver portato qui questa troupe a raccontare. Ora io non lascio parlare il collega, non per scortesia, ma lui non parla in italiano, noi con l'inglese zoppichiamo purtroppo. Però Stefano, a te chiedo, nell'accompagnare anche loro nel loro giro qui sui luoghi di San Pio, che cos'è che continua ancora ad affascinare? Loro sono affascinati anzitutto dai fatti semplici, non dai grandi studi, ma dagli episodi che, come i fioretti di San Francesco, sono molto più comunicativi, perché nella semplicità del fatto si rivela la grandezza di Dio che si è incarnata in quest'uomo e ha fatto sì che tante persone, attraverso questa serie di piccoli episodi che si sono divulgati nel mondo, venissero a San Giovanni Rotondo e trovassero qui la strada per convertirsi. Bene, noi ringraziamo davvero per essere stati in nostra compagnia, per aver portato la vostra testimonianza. Vi auguriamo un buon lavoro. Tra l'altro il loro lavoro è anche partito prima in giro per l'Italia, siete stati a Monte Cassino, insomma sono tante le cose da raccontare. Noi purtroppo dobbiamo restituire la linea allo studio per una breve interruzione, quindi salutiamo Timothy e il nome? Miguel, vi salutiamo, vi auguriamo un buon lavoro, mentre con il nostro direttore ci ritroveremo dopo la pausa pubblicitaria per la testimonianza di cui vi parlavo a inizio diretta, ovvero quella dell'appartenenza all'ordine francescano secolare. A te, Maria Pia. Hai già detto tutto tu, non mi resta che dare appuntamento tra pochi istanti ai nostri telespettatori. Alle 10:04 rientriamo in diretta dallo studio, ma usciamo subito da qui per collegarci con Maria Antonia Di Maggio e con il nostro Stefano Campanella, questa volta in versione terziario francescano. A voi. Sì, prima una piccola rettifica, perché ho chiamato in maniera errata il nostro amico collega canadese Timothy, mentre il suo nome in realtà è Anthony, quindi chiedo scusa, però insomma ci tenevo a correggerlo. E allora ritorniamo qui con il nostro direttore Stefano Campanella, oggi appunto in cui la Chiesa festeggia San Ludovico, uno dei patroni dell'ordine francescano secolare. Allora a te vogliamo chiedere la tua testimonianza diretta, visto che fai parte di questa grande famiglia, qual è il carisma che continua a esercitare, qual è il carisma che su di te ti ha affascinato ed è stato appunto esercitato? Anzitutto il carisma dell'ordine francescano secolare altro non è che il carisma stesso di San Francesco e del suo modo di vivere, che altro non è che il Vangelo. Quando San Francesco ha deciso di vivere in un modo diverso da quello in cui era vissuto in precedenza, dopo la conversione, non ha scritto subito la regola. Quella è stato costretto a scriverla in fase successiva perché si doveva fare, ma altro non faceva che riferirsi al Vangelo. Lui cercava di vivere il Vangelo. Quindi, in sostanza, quello che lui ha fatto,
che hanno fatto i suoi primi seguaci, che fanno coloro che appartengono al primo, al secondo ordine e all'ordine francescano secolare, è sforzarsi di vivere il Vangelo, che poi viene codificato, viene regolamentato, si parla anche dei tre voti, povertà, obbedienza, castità, eccetera. Ma sostanzialmente parliamo del Vangelo. Chiaramente è uno sforzo quello che cerchiamo di compiere ciascuno nel proprio stato. Anche noi laici possiamo vivere i tre voti, e quindi il Vangelo, nel modo che il nostro stato, appunto, ci permette di fare. Paradossalmente uno può essere terziario francescano anche magari avendo un posto di responsabilità ben retribuito, e il suo vivere senza nulla di proprio si traduce in un distacco dai beni materiali. Al contrario, ci può essere una persona che non ha neanche di che vivere e può non avere lo stesso distacco, è attaccato a quel pochissimo che ha, e quindi non essere un autentico francescano, non essere un autentico testimone di Cristo, che vuole il distacco da tutti i beni per essere legati a lui solo. Lo stesso dicasi anche per la castità. Anche noi laici, anche nel mio caso, io sono sposato, ho famiglia, eccetera, possiamo vivere nel nostro stato la castità, che significa anche rispettare le situazioni nelle quali l'altra persona magari non ritiene che in quel momento si debba stare insieme in un modo completo. Quindi diciamo, ciascuno nel suo stato può vivere il Vangelo, che si può riassumere in una sola parola: amore. Quindi è un come dire, qualcosa, come tu giustamente hai citato degli esempi molto pratici, proprio per far capire che in realtà è un modo di vivere che non fa pugni con la quotidianità, si può applicare alla vita anche dei laici nella loro normalità, nelle loro attività quotidiane, ovviamente tenendo sempre presente il riferimento ultimo, che è il Vangelo. Assolutamente sì. Per fare l'ultimo esempio, anche l'obbedienza. Se noi laici, rispetto ai sacerdoti o ai vescovi, che in materia di fede ovviamente ne sanno più di noi e sono stati costituiti successori degli apostoli, ci mettiamo in un atteggiamento sempre di contrapposizione, di supponenza, non siamo autentici francescani, non siamo autentici fedeli. Quindi il fedele vero, il cristiano autentico e il francescano appartenente all'OFS, in realtà sono la stessa cosa. Cioè, ciascun cristiano è chiamato a fare quello che fa qualunque francescano, e viceversa. Esattamente. Allora, noi ringraziamo il nostro direttore per questa testimonianza, vogliamo liberarlo anche perché la troupe lo aspetta ancora, lui ovviamente sta facendo da guida per la realizzazione di questo reportage di cui vi parlavamo prima. Quindi Maria Pia, se tu non hai altro da chiedere, io ti restituirei la linea, ringraziando il nostro direttore Stefano Campanella per essere stato con noi questa mattina. Sì, anch'io vi ringrazio ovviamente del rapporto anche di Padre Pio e l'Ordine Francescano Secolare. Tante volte in tante trasmissioni si è avuto occasione di parlare, e promettiamo ai telespettatori che torneremo a farlo. Intanto grazie a voi. E ritorniamo dunque allo studio. Voglio subito ritornare anche alla giornata di oggi per un accadde di tutt'altra natura, un vero e proprio appuntamento che, come vedete in questa immagine, è con Roma 1960, perché il Presidente della Repubblica Italiana Giovanni Gronchi dichiara aperti i giochi della 17ª Olimpiade.
e a Roma, celebre la corsa a piedi scalzi, pensate, di un maratoneta che arrivava dall'Etiopia, Abebe Bikila, una corsa meravigliosa, tra l'altro in un tratto perché lungo l'Appia Antica. Però si affaccia anche il primo caso a livello globale noto di doping. Infatti, con tragiche conseguenze, il ciclista danese Knud Enemark Jensen collassa durante la prova e muore a causa appunto di un farmaco che gli era stato iniettato nelle vene per una performance migliore. C'è un'altra prima volta da registrare, una rete privata, la statunitense CBS, compra i diritti per le riprese. Allora pagò $600,000. Ma la cosa più interessante, che certamente vi stavate chiedendo, è come è andata l'Italia in quelle Olimpiadi. Siamo arrivati terzi nel medagliere, pensate, con ben 36 tra ori, argenti e bronzi. E questo accadde oggi. Mi dà modo ovviamente anche di ricordare le belle performance dei nostri atleti agli europei anche. E poi tutte le medaglie d'oro inaspettate. Insomma, uno sport, quello italiano, che speriamo sempre di più sia anche veicolo di valori che non sono lontani e neanche disgiunti da quelli di cui vi abbiamo parlato a proposito del santo. Intanto voglio invitarvi a scrivere, se volete appunto potete nuovamente, come già è capitato, inviarci le foto dei vostri pellegrinaggi qui a San Giovanni Rotondo, ovviamente solo passati e presenti, per il futuro ci attrezzeremo. info@teleradiopadrepio.it. Ma adesso, a proposito di motivi per muoversi e di visitare, e motivi anche turistici nonché religiosi per visitare questi luoghi, facciamo un salto laddove non lo sa quasi nessuno. C'è un piccolo luogo dedicato a San Michele Arcangelo, che non è a Monte Sant'Angelo, bensì a Cagnano Varano. Il nostro percorso oggi ci porta qui a pochi chilometri, un paio di chilometri fuori da Cagnano Varano, in una splendida valle. Ci aspetta, insieme alla dottoressa Leonarda Crisetti, che è una studiosa locale nonché appassionata da più di 20 anni della storia di questo luogo, ci aspetta un tesoro che questa volta è una grotta dedicata al culto di San Michele. La tradizione popolare vuole che un giorno un pastore stava pascolando gli animali, scappò via un bue e si infilò nella bocca dell'antro. Cercò di raggiungerlo, ma non ci riuscì. Improvvisamente, all'ingresso di questa grotta, vide in mezzo ad una gran luce apparire l'arcangelo Michele. Impressionato dall'accaduto, corse subito a Cagnano ad avvisare i paesani. Il popolo accorse perché voleva vedere anche lui l'arcangelo, ma San Michele non c'era più, però aveva lasciato l'ala e la zampa del suo cavallo. Il popolo, seguendo le orme del cavallo, condussero infine a monte, dove l'arcangelo, sempre secondo la tradizione orale, avrebbe deciso di fermarsi. Quindi abbiamo un arcangelo Michele che gira per il Gargano. Un arcangelo che gira. Entriamo in questa grotta. Queste basole hanno più di 300 anni di storia, insomma, ecco. A confermarlo è la stalagmite che sta qui. C'è anche quella mano che è molto interessante. Ecco, guardate, inquadriamo quest'altro graffito, sempre del piede lasciato dai pellegrini. Vediamo l'altare a San Raffaele, qui alla mia destra, dove si nota il santo alto 80 cm circa, con un supplice, il cane e il serpente. E l'arcangelo è nell'atto di invitarlo quasi a dormire, perché il sonno era
era taumaturgo, quindi era guaritore. Le guarigioni avvenivano in genere dormendo. Poi abbiamo... L'altro altare, detto dell'Annunciazione, vediamo una Madonna, vedete, dall'espressione soave, con le braccia quasi con sé, a proteggere il grembo che contiene il bambino Gesù. Sulla spalla, invece sinistra della Madonna, è l'Arcangelo Gabriele, in costumi locali, insomma, che è un costume non consono alla tradizione. Questo altare, in realtà, così come lo vediamo, è il risultato di interventi effettuati nel XX secolo. La nicchia che custodisce la statua del santo è simile a quella di Monte Sant'Angelo, realizzata in pietra gentile, marmo bianco dunque. La grotta è fondamentalmente adesso un luogo religioso, però chi voglia anche da solo venire qui ha tanto da scoprire nei dettagli. Dietro l'altare, per esempio, si intravede una vasca, fonte battesimale, acqua miracolosa. Cosa l'acqua ci aspetta? È un elemento fondamentale nel culto micaelico. Ecco, qui è la pila di Santa Lucia. Secondo la tradizione, i visitatori si aspergevano con questa acqua per poter ricevere poi la guarigione. Acqua, terra, roccia calcarea, presenza di San Michele, un luogo silenzioso, un luogo fantastico dove riposare l'anima e lo spirito, il corpo. Certamente che sì, è un luogo ameno, da sempre frequentato e che penso continuerà ad attirare i visitatori che amano stare a contatto con la natura e con il soprannaturale. Queste bellezze le dobbiamo al lavoro di Anna Maria Salvemini, che ringrazio, e altrettanto ringrazio anche perché c'è un altro breve stralcio d'archivio che questa volta ci riporta a un tema quanto mai urgente quando si avvicina settembre, quello dell'educazione. L'educazione non ha a che fare solamente con la teoria, ma anche con la testimonianza e con la vita vissuta, che ha a che fare con la semina, perché se non ha senso seminare allora molto probabilmente stiamo perdendo tempo, e soprattutto sull'insegnamento di Papa Francesco ha a che fare con il gioco d'attacco. Non è una questione difensiva, ma una questione di proposta. I figli quanto hanno inciso, quanto ti hanno ispirato? Ma guarda, più la mia burrascosa adolescenza che non i figli. I figli adesso stanno vivendo la loro burrascosa adolescenza, perché l'adolescenza è sempre burrascosa, però diciamo che ho fatto riferimento all'importanza di Giovanni Paolo II nella mia vita quando, diciamo, ho vissuto un'adolescenza molto, molto, molto burrascosa. Io grosso modo, no, non a quest'ora, un pochino più tardi, torno a casa la sera, metto la chiave nella toppa, arrivano i figli, papà, 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 tutti diversi tra di loro, c'è Giovanni, quello preciso, papà, oggi ho preso un bel voto a scuola, ho fatto quel primo figlio, molto tutto assennato. Poi c'è Teresa, molto simile alla mamma, che dobbiamo fare? Io appena entro dico scusa, dice perché? Dico tanto, no, qualcosa la faccio, no? Mi avvantaggio, no? Dico tanto. Poi c'è Maddalena, naif, molto divertente, fondamentalmente vorrebbe vivere da un'altra casa, cioè non c'è, non si capisce. Poi c'è Gabriele, quello che mia moglie dice è il figlio che meno male che è nato per quarto, perché se fosse nato primo sarebbe stato figlio unico. È un po' come me da bambino. E poi c'è Giorgio Maria, sindrome di Down, ancora tranquillo, anche se inizio a temere. Perché tutti vengono e ti dicono, siete fortunati, eh? Questi bambini non hanno cattiveria, questi bambini sono la pace di casa, questi bambini sono l'amore incredibile, questi bambini... Solo cose positive. E io temo, perché dico, vedi che per il calcolo delle probabilità... Mi è capitato quello, no? Perché, sai, mo sono tutti buoni sti bambini. Quindi andiamo a tavola, mangiamo,
poi sparecchiamo, io, perché i bambini abbiamo fatto i turni, ma come in ogni famiglia che si rispetti vengono rispettati pochissimo, e mentre sto lì, e mentre mia moglie finisce di sistemare Anna Chiara, io vado con i bambini, ci mettiamo sotto le coperte e facciamo un gioco, fuori c'è la neve, il clima di qua, grosso modo, fuori c'è la neve, fa freddo, ci sono i lupi, e che la chiamiamo, Anna Chiara dove sei? Lei inizia a battere, diciamo, i piedi per far sentire che sta arrivando, noi stiamo lì sotto le coperte, usciamo fuori, facciamo boom, lei si spaventa, spero faccia finta perché tutte le sere vorrebbe dire che è di goccio, si spaventa e viene anche lei nel lettone, si mette anche lei nel lettone e in quel momento viviamo la cosa più bella, ci diciamo le cose belle che abbiamo vissuto durante il giorno, facciamo una preghiera, Ave Maria, e poi il Signore ci dona un'notte serena e un riposo tranquillo. Se mi dicessero, Gigi De Palo, che cos'è per te il paradiso? Io direi quel momento, un lettone chiuso ermeticamente con mia moglie, i miei figli, a dirci le preghiere, che è la cosa più bella in assoluto che possa vivere. Se io sto qui è perché sono convinto che è più bello stare qui adesso con voi che non vivere il mio paradiso quotidiano. Non è che sono scemo io, è una scelta la mia. Perché alla fine io non ho fatto niente per meritare quello che il Signore mi sta facendo vivere. Sono qui perché devo ripagare un debito che ho nei confronti del Signore sapendo che non lo ripagherò mai. Ecco, educare, a mio modo di vedere, è avere la consapevolezza che abbiamo un debito e siamo chiamati a ripagarlo.